E vi posso garantire che al Senato si incazza anche di più. Mangiamocelo in TV. Senza paura. Io intanto vi ringrazio tutti. Noi non siamo pochi, non siamo neanche tantissimi, la piazza non è piena, ma è vera. Ed è questo che io vorrei far capire. Recentemente mi sono passate davanti agli occhi immagini che venivano proiettate da un evento organizzato a Rende da NCD, che noi affettuosamente abbiamo soprannominato Nuova Camorra Disorganizzata. Lo ricordate, no? Raffaele Cutolo adesso ha come emulo Angelino Alfano, quindi Cutolo insomma può dormire sonni tranquilli se questi sono i nuovi successori. Benissimo, c'era questo evento che si è sviluppato in un cinema di Rende e la sala era piena, ma era piena di truppe cammellate, di persone che hanno perso la libertà, di persone che in qualche modo devono dir grazie per ogni briciola che vi è lanciata dal tavolo del potere. Ora io sono sicuro che tutti quelli che sono qua, anziani, meno anziani, occupati, inoccupati, pescatori, cacciatori, tutto quello che volete, tutti quelli che sono qua sono persone libere. E già questo, già questo ci dovrebbe riempire tutti di orgoglio. E con orgoglio, scusami l'hashtag, con orgoglio noi possiamo iniziare a rompere le scatole, perché il nostro esser lì è semplicemente l'esser lì di chi è rompiscatole. E noi lo dobbiamo essere, perché noi dobbiamo, da persone libere, difendere la nostra libertà. Io non devo dir grazie a nessuno, così come nessuno di coloro che mi stanno dietro, perché tutto quello che abbiamo l'abbiamo avuto grazie alla nostra fatica, grazie ai nostri sacrifici e forse anche grazie alla fortuna. Per loro parlo di meriti, io non so se ne ho. So soltanto che ho accettato questa sfida, che è la stessa sfida che adesso Cono e tutti gli altri 24 stanno lanciando, con spirito di servizio. Ma uno spirito di servizio che è per la comunità, non per le proprie tasche. Qua sopra, ad occhio, siamo in 5 parlamentari, avremo restituito fra 4 e 500 mila euro. Con 4 e 500 mila euro, lo sapete che piazza piena c'era qua? I pullman! Qualcuno mi ha ricordato i pullman, i pullman di Mario Oliverio. Lucio, datti da fare, anche la bicicletta, insomma, un show, prova un pochino lo skate, cazzo, insomma, impegnati. Un parapendio. Lucio deve imparare molto dalla vecchia politica. Come dice Beppe, noi qua siamo certamente sprovvisti d'esperienza, l'esperienza con cui si truccano i bilanci, con cui si portano i comuni al predissesto, le regioni vengono obbligate ai tavoli massicci. E insomma i cittadini vengono in pratica costretti a perdere ogni giorno di più diritti. Io penso che noi un solo diritto dobbiamo con le unghie e con i denti salvaguardare, il diritto alla nostra dignità. Io ho sentito ripetere più volte da Nuccio che la nostra Costituzione indica nel lavoro ciò che dà dignità all'uomo, ma a suo avviso ciò che dà dignità all'uomo è il reddito. Io vorrei precisare ancora meglio questa nozione. Ciò che dà dignità all'uomo è quel reddito che qualunque comunità garantisce a tutti quanti i componenti, purché abbia consapevolezza di essere un valore. E io da calabrese adottivo mi incazzo, e mi incazzo come una bestia, con tutti quei calabresi, perché ce ne sono tanti,
che hanno deciso di mettere a tacere la voce della loro coscienza, che hanno deciso di svendere i loro figli, i loro nipoti e così via, perché debbono comunque diventare clientes. Benissimo, a quei calabresi io vorrei che questa piazza e questa Calabria, quella che si riconosce in quei punti programmatici, in quelle 5 stelle, nei 25 candidati che schieriamo, benissimo, io vorrei che tutti quanti noi identificassimo quella scelta come la scelta della dignità, che nasce quando si ha consapevolezza del proprio valore, e noi tutti il 23 novembre possiamo tornare ad avere un valore, non soltanto barrando con la matita la scheda in un certo modo, ma soprattutto oggi e domani, convincendo un amico, convincendo un collega di lavoro, convincendo un figlio, perché troppe volte io noto giovani distratti, quasi quasi rassegnati all'emigrazione, quasi quasi portati ad accettare un destino. Io ho imparato che il destino non c'è, a meno che tu non te lo voglia dare da te, diventando un servo, e questo è quello che ci aspetta. Da un lato la servitù, poi potrà essere NCD, FI, UDC, come volete, tanto sono sempre i soliti. Voi a Catanzaro ricordate, no, Sergio Abramo, ce l'avete ancora adesso. Io ricordo quando è stato presentato governatore della Regione Calabria, ricordo il suo passato socialista, ricordo tante cose che ha fatto, soprattutto per se stesso e per gli amici, ma mai per i calabresi. Ricordate Agazio Loiero, ricordiamo Peppe Scopelliti, ricordiamo tutti quelli che volete, perché poi alla fine l'elenco sarebbe lunghissimo, ma le cazzate che fanno sono sempre quelle. Pensare unicamente a se stessi, e magari se sono un pochino generosi anche ai loro figli. Noi qua invece siamo tutti sterili, quindi non abbiamo prole. Non abbiamo figli, non abbiamo nipoti, non abbiamo neanche da dover mangiare, perché ci hanno negato anche questa possibilità. Io mi confronto ogni giorno con pensionati che non hanno neanche 500 euro al mese. Io ultimamente restituisco, credo, intorno ai 4.000 euro al mese. Con quello che io restituisco, lo Stato italiano può pagare 8 pensioni sociali, seppur nette. Se lo faccio io, perché non lo possono fare tutti gli altri? Perché il Presidente del Consiglio, che è in arrivo a Cosenza, deve obbligare una pattuglia della Polizia e dei Carabinieri a stare su ogni viadotto sopra l'autostrada per controllare che non ci siano eventuali attentati? Perché Renzi, che io sfido a venire in pubblica piazza senza guardie del corpo, senza polizia, senza carabinieri, Renzi, come tutti i politici, deve dar conto di quello che fa. Ma vado oltre, perché noi dobbiamo imparare ad andare oltre. Fosse soltanto il Presidente del Consiglio, quando Nuccio sarà Presidente della Regione Calabria, lo andrò a prendere io a calci nel sedere, se si permetterà di andare in giro con auto blu, giallo-blu, rosso-blu, giallo-rosse e così via, perché Nuccio dovrà andare a piedi in giro, così come tutte le persone normali. Mi dicono ci sono stati scontri a Cosenza, benissimo, vorrei che fosse chiaro un messaggio da parte del movimento tutto: gli scontri noi li lasciamo agli altri, noi abbiamo una sola forza. Abbiamo una sola forza ed è questa quella che ci permette di andare sempre avanti con schiena dritta. Qualcuno mi suggerisce l'onestà, ma che cos'è l'onestà? Se non la ricerca
di giustizia e di verità. Questo è, e la Calabria deve e può tornare ad essere una Calabria che cammina a schiena dritta e non con la lingua di fuori a leccare i vari puntini puntini. Adesso, questa è la conclusione, poi sappiamo che c'è il silenzio elettorale, ma il silenzio elettorale non è assenza di riflessione, non è assenza di attività cerebrale. Cerchiamo di porre in essere tutte quelle attività, tutte quelle scelte che ci possano consentire di tirare sempre più verso giustizia e verità. Cittadini che magari sono distratti, cittadini che magari sono disillusi, cittadini che magari sono diventati cinici. Il movimento questo ci chiede, perché è uno sforzo che tutti possiamo e dobbiamo fare. Con calma, con pazienza, noi oggi stiamo seminando, ma chi sa ben seminare sa anche raccogliere. Noi questo dobbiamo fare, andiamo ad acchiappare nostro cugino, il nostro vicino di casa, il nostro alimentarista, insomma chiunque possa avere ancora una coscienza, e facciamo risentire la voce della verità a chi ancora può essere in grado di ascoltarla. Non perdiamo tempo con quelli che sono del PD o di Forza Italia, perché lo debbono essere. Perdiamo tempo con tutte quelle persone che magari con onestà, con ingenuità, credono nei loro eletti e si incazzano troppo poco con gli stessi. Noi siamo qua a dimostrazione del fatto che ci può essere una politica che rinuncia ai soldi, che rinuncia al privilegio, che rinuncia a un mega palco e che fa semplicemente il suo dovere, lavorare per la gente. Il 23 lo possiamo fare tutti, il 23 cominciamo porta a porta quei pochi o quei tanti che ancora hanno dubbi. Un unico dubbio c'è: se li manteniamo ancora in vita, se permettiamo un astensionismo che ci penalizzerà, ci sarà il dubbio se partire lo dovremo fare l'anno prossimo o fra 2 anni. La Calabria ha soltanto questo futuro con quella direzione. Altrimenti, se vogliamo bene alla Calabria, se vogliamo rimanere in Calabria, se vogliamo ritornare e rimanere in una terra che è splendida ma che troppo spesso è stata tradita dai suoi stessi abitanti, sappiamo che cosa fare. Grazie.